Benvenuti a questa nuova edizione del Festival Filosofarti che quest'anno ha come tema eredità, fare futuro, un tema molto caldo soprattutto in questi tempi nei quali il futuro sembra sempre molto incerto. Ospite di questa serata abbiamo innanzitutto un ospite che è già stato eh, nostro invitato per tante edizioni, anzi devo dire che io stessa ho scoperto il Festival Filosofarti grazie a una lezione del Prof Sini, il nostro ospite di questa sera, nel 2008, quando dedicò eh, la, sua, la serata al tema del segreto di Alice nel Paese delle Meraviglie. E poi, in effetti, feci anche una tesi su questo argomento e su come il professor Carlo Sini affrontava il tema di Alice nel Paese delle Meraviglie. Carlosini, ovviamente, come si dice sempre, non ha bisogno di presentazioni, però io vorrei comunque ricordare che è stato eh, professore ordinario di filosofia teoretica alla Statale di Milano. Eh, che è accademico dei lincei, che ha scritto eh, svariati libri, che adesso sono tutti pubblicati, la sua opera omni è pubblicata presso la casa editrice Book e che adesso è fondatore del Centro Culturale MECRI, con sede sempre a Milano. Questa sera il tema da lui proposto è L'uomo eurocentrico: la fine delle immagini ideali. Darei la parola al professore che ci offrirà la sua lezione. Prego, professore. Grazie, grazie dell'invito. È sempre bello essere con voi. L'uomo eurocentrico, ecco questo tema, questa denuncia filosofica, che per noi ormai è, come dire, agli atti scontata, la denuncia filosofica dell'eurocentrismo, del logocentrismo della nostra cultura ha la sua espressione più nota, più tipica, più profonda nel capolavoro di Jacques Derrida della grammatologia che risale al 1967 e che la IACABUC lo tradusse già nel 69 quando Derrida in Italia non lo conosceva nessuno. Vi leggo due esergo dell'inizio di questo testo fondamentale, molto significative per dare un'idea su che cosa intendiamo quando parliamo di eurocentrismo e soprattutto di logocentrismo? La prima, il primo esergo che vi leggo suona così: queste tre maniere di scrivere corrispondono abbastanza esattamente ai tre diversi stati nei quali si possono considerare riuniti in nazioni tutti gli uomini. La pittura degli oggetti si conviene ai popoli selvaggi. I segni delle parole e delle proposizioni ai popoli barbari e l'alfabeto ai popoli civilizzati. Chi parla così è Jean-Jacques Rousseau nel suo noto saggio sull'origine delle lingue, dove già è detto tutto, no? dove già l'eurocentrismo, eh, come dire, impera in questa dislocazione della cultura della civiltà e del progresso, attraverso appunto le forme di scrittura, i modi in cui la parola viene scritta. E la seconda citazione, eh, il secondo esergo rapidissimo, che viene da Hegel, dalla enciclopedia di Hegel: La scrittura alfabetica è in sé per sé la più intelligente. Buonanotte sì, al secchio, tutti gli altri vadano a quel paese. Solo noi che possediamo una, del, della scrittura alfabetica, solo noi siamo gli intelligentoni della, della società umana. Ecco, eh, Derrida poi si esprime in maniera molto interessante poco più avanti in questo suo commento agli esergo, che dice così «L'idea di scienza e l'idea di scrittura, dunque anche di scienza della scrittura, hanno senso solo per noi e solo a partire da un'origine all'interno di un mondo cui sono già stati assegnati un certo concetto di segno, più avanti dirò il concetto di segno» cioè quello che abbiamo costruito noi, e un certo concetto del rapporto tra la parola e la scrittura. Ora, più avanti, a conclusione di, questi, di queste poche pagine che commentano gli esercizi, dice, l'avvenire non si può anticipare che nella forma oggi dell'assoluto pericolo, notate dell'assoluto pericolo, capiremo perché oggi possiamo ripetere questa frase. Essa è ciò che rompe assolutamente con la normalità costituita. E non può dunque annunciarsi, non può presentarsi che sotto la specie della mostruosità. Avremo modo di capire anche questa parola. Per questo mondo a venire e per ciò che in lui avrà fatto tremare i valori di segno, di parole, di scrittura, per quello che conduce qui il nostro futuro anteriore, non c'è ancora nessun esergo, non c'è ancora nessun testo da citare perché sono, diciamo così, da scrivere. Ecco, ho voluto dare questa come dire, impressione iniziale, questo tocco d'apertura, questo colpo di timpani, potremmo dire, non per approfondire questo tema, perché mi dirigerò verso altre questioni, come vedremo fra breve, ma per ricordare lo sfondo, cioè la cornice entro la quale si pongono concetti come uomo eurocentrico, uomo... Del logocentrismo, eccetera, eccetera. Io, come alcuni sanno, ho molto lavorato sul tema della scrittura alfabetica, sul fatto che la scrittura alfabetica è a fondamento di quella che in Occidente è stata ed è la mente logica, il logos, il ragionamento, la ragione, la deduzione. A partire sia da Havelo che altri studiosi dell'oralismo, come vengono solitamente qualificati, ma soprattutto a partire da Vico. E a partire da Peirce, due autori abbastanza trascurati da Derrida, che invece, da buon francese si è appellato a un modesto Rousseau. E il bello è che Derrida, in un dialogo molto simpatico che avemmo tanti anni fa quando lui era ancora vivo, ahimè, ne convenne disse se sì, è vero, avrei dovuto approfondire di più sia l'uno sia l'altro. Ma il punto che mi interessa ora porre sotto attenzione per tutti è questo. La cultura dell'Occidente, al di là di logocentrismo, eurocentrismo, certo. Ma la cultura dell'Occidente, diciamo in una forma complessiva, è la cultura del libro. La cultura del libro. Una cosa inconcepibile per la cultura cinese, per esempio, per la cultura giapponese. Nei King non si può assolutamente, non, non si può assolutamente leggere l'espressione che per noi è così nota, così famosa, così chiara, in principio era il logos. No, non si può leggere in quel libro perché in quel libro non si può leggere niente. Appunto non c'è scrittura, non c'è parola scritta. Le sue pagine non presentano verbi e non presentano sostantivi, ma come si sa, presentano solo la combinazione di tratti interi e spezzati a significare il, la combinatoria degli eventi del mondo e del destino dell'uomo. Tutto un altro universo, tutto un altro mondo. Ma allora come qualificare la nostra tradizione in quanto tradizione del libro, del segno, del logos, eccetera, eccetera? Mi è venuto in mente un, il titolo, solo il titolo perché il resto sarebbe troppo lungo da analizzare, il titolo di un bel libro di Bertrand Russell del 1910, Misticismo e Logica. Ecco, questo titolo ha colpito nel segno. Ha compreso che la tradizione occidentale è, diciamo così, una relazione profonda, intercambiabile, interconnessa, sempre, come dire, rovesciata e scambiata, tra misticismo e logica, tra ultrasensibile e sensibile, tra corpo e anima, tra segno e significato, tra teologia e scienza. Sempre questo binomio si è mosso alla base della nostra cultura, e poi dalla base a costruire un panorama immenso e altissimo, come dobbiamo dire. Quindi i tratti sensibili della logica, che sono i segni dell'alfabeto, i tratti sensibili della matematica, che sono le figure ritmo-geometriche dei greci o sono l'algebra dei moderni, e il loro significato ultrasensibile, è eh già perché i, i numeri. Le lettere, le, le, le sillabe, le parole, sono fatte di una materia che non significa se stessa, significa l'altro da sé, significa appunto ciò che sta nel profondo, ciò che è il significato profondo, ciò che si trasmette, diciamo così, logicamente, spiritualmente. E nello stesso tempo misticismo e logica. Sì, la tavola della legge, eh? le tavole della legge portate da Mosè. E le leggi della natura, legge, legge, le due cose sono uno. Lo scienziato, quindi, che guarda il mondo dal di fuori, diceva Merlo Ponti con una bella espressione, è un cosmo Zeoros è uno che guarda Zeoros, no? teoretica, Teorei, guardare, guarda il cosmo come se lui non fosse dentro il cosmo, come se lui lo guardasse da fuori, cioè da dove. Ma è chiarissimo da dove? Dal posto di Dio. Misticismo e logica, teologia. E fisica, e quindi si potrebbe dire tranquillamente: la metafisica, questo è tutto l'occidente eh, dalle origini greche sino ad oggi. La metafisica, come segreto della fisica, lo scienziato che si colloca idealmente al posto di Dio. Ma anche si può leggere la cosa. Dicevo prima: le due cose sono scambiabili. Si può leggere la cosa reciprocamente. Perché il misticismo è la logica, e la logica è mistica, tutte e due, la fisica e metafisica e la metafisica e fisica e questo lo ha detto in maniera chiarissima e precisissima Martin Heidegger in un suo saggio famoso sull'essenza e il concetto della physis cioè della natura gli ha scritto La fisica aristotelica è il libro fondamentale della filosofia occidentale badate la fisica non la metafisica un libro occultato e quindi mai portato sufficientemente a fondo pensato sufficientemente a fondo Presumibilmente esso non fu progettato nei suoi otto libri come unità e non fu scritto nello stesso tempo, ma fu raccolto più tardi dagli allievi. Ma queste questioni sono qui rilevanti. Anzi, in genere ha poco senso dire che la fisica precede la metafisica. Sapete che ta fisica è il libro della fisica, che è metata fisica, è la metafisica che viene dopo nell'ordinamento tradizionale delle opere di Aristotele, ma non ha nessun senso dire che viene prima che viene dopo. Non ha nessun senso perché la metafisica è tanto fisica quanto la fisica è metafisica. Certo, anche questa comprensione della fisica, della natura, la prima pensata in modo concluso, non è che l'ultima eco di un progetto di pensiero iniziale e perciò sommo che pensa all'essenza della natura e che ci è ancora conservato nei detti di Anassimandro, di Eraclito, di Parmenide. Nel primo capitolo del secondo degli otto libri della fisica, Aristotele dà quell'interpretazione della fisis, della natura, che reggerà e guiderà tutte le successive interpretazioni dell'essenza della natura. Qui alla sua radice nascosta anche quella determinazione dell'essenza della natura, che emerge successivamente, che si basa sulla distinzione tra spirito e natura. Cioè qui, eh, con grande chiarezza, eh, sarebbe bello leggere tutto il saggio, qui sostanzialmente Heidegger sta dicendo che i concetti della fisica, materia e forma, potenza e atto, sono già metafisica, sono il fondamento della metafisica, sono quel cammino della metafisica che culmina, come sappiamo, nel suo più alto eh, polo, che è il, il pensiero di pensiero di Dio, la Noesis Noeseos. E che nello stesso tempo è quel pensiero che Galileo incarnava con la famosa frase, no? Io posseggo la lingua della natura, che è la matematica, perché è la lingua con la quale Dio ha fatto la natura, ha pensato e ha scritto, dice proprio esattamente così Galilei: ha scritto la natura, e quindi i, i teoremi della natura, le leggi della natura che. Io riesco a scoprire, grazie all'esperienza, all'esperimento e alla matematica, sono un numero esiguo rispetto a tutti, a, a tutti quelli che conosce Dio e che io non potrò mai conoscere nella loro totalità, ma sono, ognuno di essi è però perfettamente evidente e vero come è nella mente di Dio. La semiotica di Dio e la semiotica dell'uomo si congiungono, la ragione di Dio e la ragione dell'uomo si congiungono fanno uno nella loro differenza e nella loro coappartenenza. Le leggi della rivelazione sono nello stesso tempo le leggi del creato, le leggi della creazione. Bene, tutto questo che abbiamo ricordato grazie a queste citazioni, eccetera, salta per aria però con Nietzsche, perché Nietzsche capovolge completamente la situazione. Anzitutto denuncia come favola quella del Dio provvidente, ma non è questo, non è il primo, già questo lo abbiamo in Hume, lo abbiamo in varie altre filosofie dell'illuminismo, eccetera. Non soltanto il buon Dio provvidente è una, un, sogno, un sogno generoso dell'uomo, potrebbe dire naturalmente Feuerbach, ma soprattutto questa semiotica divina. Questa volontà di verità divina che è anche umana, di cui l'uomo partecipa perché appunto vuole scoprire con l'ingegno che Dio gli ha dato la ragione con la quale Dio ha creato il mondo. Tutto questo è semplicemente uno schermo agli occhi di Nietzsche, è semplicemente una maschera. È un modo di nascondere la vera sostanza della cosa. Che cosa davvero vuole con la scienza e la scrittura? Vi ricordo cosa abbiamo letto di Derrida: con la unione di scienza e scrittura, di logos e legge. Che cosa vuole in realtà l'uomo occidentale? L'uomo nato da Parmenide, Eraclito, Aristotele, e poi avanti, e avanti, San Tommaso, e poi avanti, e avanti, Galileo, Cartesio dice di volere la verità, che la sua è una volontà di verità, ma la verità di questa verità è che tutta questa costruzione obbedisce alla volontà di potenza, alla volontà di governare l'ente, di dominare l'ente, di poterlo prevedere, di poterlo addirittura produrre e riprodurre, di poterlo orientare, vincolare. Comincia cioè... Con questa logica dei Greci e nella sua traduzione moderna, nella scienza moderna, sia l'inizio della grande antropizzazione della natura. Ormai dappertutto non vi è che l'uomo. Credo che non ci siano quasi più, se non proprio qualche atollo isola isolata, qualche isola solitaria sconosciuta nel, in mezzo ai flutti dell'Oceano Pacifico. Che però è lì lì per scomparire, credo non ci siano più luoghi della terra che non siano stati antropizzati, che non siano stati penetrati dall'uomo, conosciuti dall'uomo, trasformati dall'uomo, utilizzati dall'uomo. Antropizzazione della natura, dominio totale del, del nichilismo, come direbbe Nietzsche, appunto, no? cioè della negazione di tutti i valori, le, le tavole delle leggi, il misticismo della logica, la volontà di verità come progetto buono, diciamo così etico. No, una conquista dell'ente, una rapace introduzione nella vita, un'appropriazione di tutti gli enti, sì che, la, è comprensibile la famosa famoso motto di Nietzsche, il deserto cresce, la natura cresce, donde la crisi del modello occidentale della, della verità, la crisi del modello occidentale della verità di cui ci stiamo tutti rendendo conto da non, da, non da ieri, nell'epoca in cui questo modello della verità però si sta imponendo in maniera universale. Ecco, detto questo, considero tutte queste considerazioni che mi scuso, ho molto rapidamente tracciato una specie di acquarello rapido no? per rievocare temi che sono d'altronde ai nostri giorni molto noti, molto diffusi, molto trattati, per suggerire qui invece un altro sguardo per guardare la situazione in un modo totalmente diverso o quantomeno abbastanza nuovo. E allora partiamo dal primo punto, l'etnocentrismo. L'eurocentrismo, il logocentrismo, il nostro etnocentrismo di europei che ci consideriamo appunto i più intelligenti, come diceva Hegel, l'uomo più compiuto, diciamo, l'uomo del progresso, eccetera, eccetera. Beh, attenzione, attenzione, l'etnocentrismo non appartiene soltanto a noi l'etnocentrismo appartiene a ogni cultura umana da sempre. Noi gli uomini dicono spesso alcune comunità che noi giudichiamo selvagge. Ma faccio degli esempi molto rapidi perché mi capite certamente in fretta. La Cina, fuori della Cina stanno i barbari. Il Giappone, il Giappone non lascia entrare gli europei perché sono dei barbari. I greci, eh, sono loro che usano la parola barbaro, che vuol dire anche non sa parlare, parla male, non, non si sopporta la sua, la sua pronuncia. E non soltanto però i greci, anche gli ebrei, anche gli egiziani antichi, anche gli inglesi rispetto agli indiani, anche tutte, diciamo così, le, le culture occidentali e, e non occidentali che si sono impadronite, diciamo così. Eh, di altri popoli che hanno diffuso un, una sorta di predominio coloniale. Ecco questo fenomeno questo fenomeno è stato studiato in un saggio bellissimo, Razza e storia, del 1967, dal grande antropologo Claude Lévi-Strauss. Vi leggo cosa dice Claude Lévi-Strauss dell'etnocentrismo. Dicendo appunto quello che io già ricordavo, che non appartiene solo a noi l'etnocentrismo, tutti i popoli sono etnocentrici, si, forre, si vorrebbe dire quasi per natura, sono, siamo tutti noi uomini, siamo tutti per natura etnocentrici, ma la cosa poi si capovolge in una, in una curiosa situazione paradossale. Cosa dice lévi Dice che l'atteggiamento più antico dell'uomo è indubbiamente quello di ripudiare le forme culturali differenti dalle proprie. L'atteggiamento più antico dell'uomo a noi noto. Atteggiamento che probabilmente poggia su fondamenta psicologiche solide, poiché tende a riapparire in ognuno di noi. Ognuno di noi, insomma, come dire, tende a ripudiare le forme culturali che sono troppo lontane dalle sue, che sono diversa dalle sue. Reazione grossolana, che pretende di respingere il barbaro, e oggi diciamo il selvaggio, nella natura. Sono ancora natura, sono appunto selvaggi, vivono nelle selve. Mm? Riservando per noi la cultura. Chi, in altre parole, non si conforma alle norme in base alle quali un gruppo umano vive e ritiene che si debba vivere, viene abbassato a un livello in qualche misura subumano. O primitivo istintivamente ma istintivamente spontaneamente noi diciamo e eh, poveretti sono molto arretrati sono più indietro sono selvaggi sono barbari non sanno vivere ma attenzione una riflessione a margine una riflessione a lato che è stupefacente è un atteggiamento ingenuo questo perché ce l'ha un paradosso attenzione l'atteggiamento di pensiero in base al quale si escludono i selvaggi dall'umanità piena e dalla cultura, è infatti proprio quello che caratterizza quei selvaggi medesimi, cioè loro fanno la stessa cosa, escludono tutti gli altri dalla umanità e dalla cultura. Bisogna infatti ricordare che la nozione di umanità, senza distinzioni di razza o civiltà, l'uomo della natura, dove sta l'uomo della natura? Ma nella fisica di Aristotele, no? Quello che ha il linguaggio quello che è politico, è quello lì, l'uomo, che poi si precisa che deve essere maschio, ateniese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa umanità piena, questa cultura che, che, ci, che, che, ci, che noi promuoviamo senza distinzioni di razza o di civiltà, cioè parliamo dell'uomo in generale, quello che le, le culture selvagge non saprebbero fare e non sanno fare, questo modo di ragionare, è di apparizione tardiva e soltanto noi abbiamo coltivato un concetto del genere. È nato in Grecia, sì, già con Aristotele c'erano le basi e i fondamenti, ma poi è stato ampiamente sviluppato dagli stoici, l'umanità in generale. Proprio per i popoli selvaggi o cosiddetti selvaggi, invece, l'umanità cessa le frontiere della tribù, cessa la frontiera del villaggio. Loro e soltanto loro sono gli uomini, come spesso si autodefiniscono, sono gli eccellenti, i completi. Ecco dunque il paradosso di ogni relativismo culturale. Vogliamo discriminare tra le culture e i costumi e proprio così ci identifichiamo con ciò che credi, cerchiamo di negare. Contestando l'umanità dei barbari, ragioniamo come i barbari, cioè in modo barbaro. Ho detto in altri termini, se non vi è abbastanza chiaro, opponendo alle popolazioni che noi giudichiamo selvagge e barbare, che non è vero che sono soltanto gli uomini, perché c'è un uomo universale che noi rappresentiamo, ecco, quella è la nostra barbarie, no? Quella è la nostra limitatezza che negando umanità agli altri, come dire, ripete lo stesso errore che fanno gli altri. Ma detto ciò, il punto che mi interessa è piuttosto chiedersi perché perché le culture umane sono come dire tutte etnocentriche tutte schifiltose verso le altre culture tutte presuntuose verso la propria tutte ostili beh l'umanità nasce in nicchie segrete questa è una risposta molto interessante che ora vi leggerò da un altro libro straordinario bellissimo che che ora citerò rapidamente di George Steiner, il quale ha fatto una scoperta fondamentale, ragionando sulle, lui è un linguista e un archeologo. Eh, ragionando sulle, sulle lingue umane, umane e ponendo un problema molto caratteristico, perché gli esseri umani nel corso della loro storia, così lunga ormai, no? di centinaia di migliaia d'anni, perché hanno sviluppato migliaia e migliaia di idiomi uno diverso dall'altro, intraducibili e incomprensibili fra di loro. Addirittura ci sono idiomi differenti e incomprensibili tra loro a poche distanze di, di chilometri, al di là del fiume, al di là della collina. Ancora è così, no? se voi in Francia siete sul Reno, di qua si parla tedesco, poi fate il Reno, di là si parla francese. E non c'è dubbio che sono due lingue incomprensibili l'una all'altra. Perché questa Babele dei linguaggi? Ecco, questo è il punto che interessa George Steiner, questo straordinario studioso. Vi leggo ora una, una sua, un suo intervento. Se si accetta il postulato, dice Steiner, che la parola umana sia maturata soprattutto grazie alle sue funzioni ermetiche, cioè nascoste e creative, cioè in base a impulsi rivolti all'occultamento alla finzione. Allora il problema di Babele si capovolge. Babele non è stata l'ipotetica, la, la, la mitica idea della divisione dei linguaggi, non è stata la rovina dell'umanità, è stata la sua salvezza. Era alla base prima, diciamo così. C'è un, una Babele capovolta, perché ogni linguaggio evoluto ha un nucleo privato. Come ha detto un poeta, le parole sono gli occhi vivi della segretezza. Il discorso maturo, scrive Steiner, comincia nella segretezza condivisa, comincia nell'immagazzinamento o inventario centripeto, chiuso dentro di sé, nel processo reciproco di conoscenza di pochissime persone. Agli inizi la parola era in larga misura una parola d'ordine, che consentiva l'ammissione a un nucleo di parlanti simili. L'esogamia linguistica viene soltanto in seguito con l'obbligo di un contatto in termini o di ostilità o di collaborazione con altri gruppetti. Prima parliamo a noi stessi, e poi a quelli che più ci sono vicini per parentela e località. Cioè, per dirla in parole semplici, vi è una con relazione esplicita, fondamentale, tra la, la natura fittizia del linguaggio umano e la molteplicità delle lingue, come diceva Nietzsche, appunto. Gli uomini parlano molto spesso più per nascondersi che per manifestarsi. Ma questo modo di vedere si riferisce all'umanità primitiva. L'umanità primitiva fatta da piccoli gruppi che attraversano la savana e che sono fra di loro ostili, necessariamente ostili, creano evidentemente una forma espressiva interna che è la radice prima del linguaggio, che è di tipo orale, che è di tipo corporeo, che è di tipo gestuale, che è di tipo simbolico che è un, diceva una parola d'ordine, un luogo di riconoscimento. Il dialetto è la prima lingua, è la più fondamentale in, in, questo, in questa ottica e soltanto dopo si creano le lingue comuni, le lingue più generali, le lingue più nazionali, eccetera, eccetera. E questo accade proprio perché all'inizio l'umanità è dispersa. All'inizio l'umanità è come il mito di... Del capovolgimento diciamo così della situazione umana primitiva, come il mito della grande punizione che colpisce la lingua della presunzione di scalare il cielo di arrivare a Dio. Ecco, in realtà è una visione capovolta. all'inizio è che sono già dispersi, sono già collocati in luoghi differenti, è la distanza che crea un problema fra di loro ed è la distanza che rende necessaria come lingua originaria la lingua, diciamo così, etnocentrica, no? propria, che riconosce, questa è l'unica vera lingua, è, 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 ognuno ha la lingua della mamma, diciamo, la lingua materna, no? che è quella dove viene accolto, dove viene accudito, dove viene amato, dove viene riconosciuto, dove lui a sua volta si riconosce, si esprime, si manifesta. Ma se tutto questo cominciamo a vederlo, no? se comincia a disegnarsi nella nostra mente questa situazione primordiale, stiamo parlando di 300.000 anni fa, quindi quando parliamo delle lingue storiche che studiano i linguisti, noi siamo molto più vicini a noi, evidentemente tanta acqua è passata sotto i ponti, però si sono creati grandi culture o grandi luoghi di cultura lontani l'uno dall'altro, ignoti gli uni agli altri e diversissimi appunto luoghi nei quali una grande cultura, una grande civiltà come quella cinese è totalmente estranea alla lingua occidentale, alla visione della lingua occidentale, alle parole dell'Occidente, soprattutto alle scritture dell'Occidente, dove non ci sono originariamente libri, dove non ci sono sillabe, dove non ci sono altro che figure eh, dif difficilmente comprensibili per noi. Io ricordo sempre una poesia giapponese, che naturalmente è scritta con ideogrammi. Che tradotta in, in italiano dice: eh, Dietro la statua del Buddha è fiorito il grande ciliegio. E voi dite: Ah sì, interessante, davvero. Bene, se un giapponese legge questa frase con i suoi ideogrammi, scoppia in singhiozzi, si mette a piangere, si commuove, perché non sono le parole come, diciamo così, significanti con i loro significati. Ma sono figure le sue, figure arcaiche, figure sacre, figure antiche, che sono uno spettacolo, che sono una visione, che sono come guardare una scena di teatro, diciamo così. Quindi, tutti altri mondi, e, e, naturalmente separati da immense distanze. Marco Polo che attraversa per andare in, dal Gran Can, eccetera, eccetera. Benissimo, quindi la distanza, e la distanza che si è. Sempre più allargata, diffusa. Tenete presente che se le prime uscite dall'Africa dei nostri ancest ancestrali progenitori è accaduta circa 80.000 anni fa, come oggi si ritiene per lo più, beh, in 10.000 anni costoro hanno, hanno popolo, popolato tutta la terra, dall'Africa, da un piccolo nucleo africano. Sappiamo che veniamo tutti di lì perché ce lo testimoniano i il DNA biologico. Veniamo tutti lì, di lì, ma attraverso infinite strade, gruppi diversi, partiti in tempi diversi, successivamente uno dopo l'altro, hanno attraversato chissà come mari, hanno attraversato montagne, si sono esparsi in 10.000 anni soltanto su tutta la Terra, anche sono andati negli, neg nelle Americhe, naturalmente, dopo si è perso il collegamento e quindi ci siamo dimenticati di quegli uomini, nessuno più sapeva che lì c'era un altro mondo delle altre culture, immense distanze e immense differenze di cultura, ma dicevo a un certo punto proprio noi noi la nostra cultura, la nostra civiltà ha cominciato a varcare queste distanze. Prima citavo naturalmente il cammino di Marco Polo, ma quello è come dire, appunto, non è stato lì. Quello è stato soltanto un segnalino d'allarme, no? un primo soprassalto. La vera grande trasformazione è quando noi abbiamo iniziato la rivoluzione oceanica, quella che si chiama la rivoluzione oceanica, cioè diciamo così l'età moderna dal 400 in avanti con le grandi navigazioni, con le grandi imprese. Negli oceani con le caravelle dei portoghesi, degli olandesi, degli spagnoli e degli inglesi che sono andati decisamente ben al di là, noi sguazzavamo noi italiani, molto bravi per la verità, ma sguazzavamo nel Mediterraneo e poco più in là, no, questi circonnavigando l'Africa, attraversando, poi passando al di là de, dell'America, hanno cancellato le distanze, hanno creato questa situazione moderna, nuova unica che hanno cominciato attraverso le rotte marittime e i commerci, e una sorta di inizio della globalità dei mercati, hanno cominciato a tessere pazientemente l'unità del mondo. E' questo che voglio, come dire, richiamare alla vostra memoria, alla vostra fantasia. Ecco, da questa impresa che ha Impegnato diversi secoli, ovviamente che non è finita, no? ancora adesso è in cammino. Da questa impresa sono derivate due grandissime conseguenze. Primo, la volontà di potenza, diceva Nietzsche, no? la nostra cultura, la nostra civiltà, il sogno di unire misticismo e logico, il sogno di scoprire la legge del, della natura attraverso la legge di Dio il sogno cioè di impadronirsi dell'ente e della vita e di fare dell'ente e della vita un oggetto di conoscenza sempre più potente, sempre più diffusa, questa volontà di potenza, beh, si estende ora su tutto il pianeta. Noi cioè abbiamo una, come dire, convinzione ulteriore, abbiamo una conferma ulteriore della nostra superiorità. Noi siamo certamente superiori perché dove arriviamo facciamo fracelli, facciamo quello che vogliamo, mettiamo tutti gli altri popoli al nostro servizio, creiamo colonie dappertutto. Vi ricordo la guerra dell'oppio in Cina, famosissima, la vecchia Cina, l'antica, la più antica civiltà del mondo che si, che si chiudeva i suoi confini per non essere invasa dalla avidità degli, degli occidentali, degli europei, c'eravamo anche noi italiani lì, eh? e che viene sconfitta da, da, dai cannoni delle, delle navi e dalla forza dell'Occidente, oppure il diffondersi appunto in tutto, in tutto il pianeta dei grandi imperi coloniali, della Francia, dell'Inghilterra, poi si mettono in corsa anche la Germania, poi pure noi, zoppicando, ci mettiamo in corsa per questa via. E quindi da un lato la conferma di quello che diceva Hegel. La scrittura alfabetica è in sé per sé la più intelligente. La cultura occidentale è in sé per sé la più intelligente. La scienza occidentale è in sé per sé la più intelligente, perché è la più potente. Volontà di potenza, perché è la più effettuale, cioè dà luogo ad effetti clamorosi. E chi, chi oserebbe dire che non è vero, no? Te lo fanno vedere a suon di cannonate che è vero, no? Ed è anche assolutamente vero, non soltanto nelle cannonate. È vero anche nella medicina, è vero nella biologia, è vero nella fisica, è vero nella chimica. La volontà di potenza diventa la scienza universale ed è la prima conseguenza. Quindi, come dire, un rafforzamento della nostra convinzione di essere i meglio, come dicono i romani, i meglio, i meglio fichi del bigoncio, diciamo così. Ma nello stesso tempo. Vedete, questo mi interessa in particolare. Il secondo punto è la comprensione, visto che abbiamo occupato la terra, travalicato i, i, i mari, occupato i cieli di ogni cultura, anche la possibilità di osservare, di vedere per la prima volta la relatività, la casualità dei nostri valori e dei nostri costumi di europei. Delle nostre norme etiche, delle nostre credenze religiose, dei nostri scrupoli morali, delle nostre forme di famiglia, della nostra sessualità. E essendo andati dappertutto ci siamo resi conto: saremmo sicuramente i più potenti, siamo i più potenti, li abbiamo schiavizzati tutti, bravissimi, però. Il nostro modo di essere, guarda, si confronta con differenze le più svariate, le più incredibili. Vi ricordo a questo proposito un libro straordinario, di cui purtroppo non vi posso leggere nulla, ma che vi invito profondamente a leggere perché è anche molto divertente. Di Sergio Landucci, lo faccio vedere, I Filosofi e i Selvaggi. È un libro bellissimo del 1972 che Einaudi ha ripubblicato nel 2014, ha fatto benissimo a farlo, è in sostanza tutto quello che la cultura occidentale, non solo i filosofi, ma diciamo così in particolare i filosofi, hanno pensato delle varie scoperte che appunto l'etnocentrismo che era scatenato sulle, sulle caravelle, sulle navi degli occidentali veniva scoprendo e venivano portando in Europa, in Francia, in, in Inghilterra, in Germania, in Italia, in Spagna. Notizie di questi popoli di cui non si sapeva neanche che esistessero no? e di cui si scoprivano costumi, lingue, modi, credenze, scienze, sapienze assolutamente nuove, sconosciute, incredibilmente differenti dalle nostre. E ci sono tutte le ipotesi, le immaginazioni. Ma questi che cosa sono, per esempio, i selvaggi del, degli Stati Uniti? Quelli che noi chiamiamo gli indiani. Che cosa sono uomini primitivi? Sono come, sono come Adamo? Oppure no? C'era Vico che si era molto impegnato su questo tema. No? Un'altra cosa è il bestione delle origini. Un'altra cosa è il bestione vichiano. Questi sono già abbastanza più evoluti, diciamo così. Però sono selvaggi. Oppure no? Non sono selvaggi. Però sono barbari. No, non sono barbari. C'è tutta una, una letteratura anche in Francia, soprattutto, dove si dice sì saranno selvaggi ma sono meglio di noi noi europei siamo molto più cattivi di loro nasce tutta questa cultura etnologica etnocentrica che ci rende consapevoli appunto di una conseguenza chiara che soltanto noi soltanto noi europei per avere come dire espanso la nostra differenza gli altri se ne stavano anche i più grandi imperi per un certo periodo quello dei cinesi, per esempio, Gengis Khan, hanno avuto anche loro diffusioni considerevoli, prima ancora i romani, gli inglesi. Però certamente nessuno come gli europei ha avuto la possibilità via via nei secoli, attraverso la modernità, di toccare, dicevamo prima, ogni luogo della Terra. E per il fatto di aver espanso la nostra differenza per tutta la Terra, sino ai confini, nel mondo abitato e oltre solo noi. Era ovvio, no? Solo noi abbiamo potuto vedere, abbiamo potuto constatare, abbiamo potuto comprendere quello che ricordavamo all'inizio, no? la natura etnocentrica della nostra cultura, la base lococentrica delle nostre credenze, la base logica e, e misticismo e logica dei nostri costumi, delle nostre verità. La nostra mostruosità, diceva Derrida, adesso si capisce perché usava quella parola, no? Se gli altri sono mostri, noi non siamo da meno, siamo tutti mostri perché siamo tutti diversi, quindi gli uni rispetto agli altri siamo strani, siamo estranei e siamo strani, diciamo così. Ma noi, solo noi potevamo fare questo passo, no? Potevamo compiere questa presa di coscienza, eh, in quanto appunto... Noi lo abbiamo visto, diciamo, sul nostro cammino, come compagnia del nostro cammino. Ovviamente quelli che abbiamo invaso invece non erano portati a queste riflessioni se non in maniera molto minore, perché loro erano reattivi e non attivi, diciamo così. Erano gli invasi dai no, da noi invasori. Noi invasori vedevamo i limiti dei, della nostra cultura rispetto alla loro. La loro vedevano semplicemente la loro cultura negata distrutta. La conseguenza, una delle conseguenze nei costumi dell'Occidente che ci caratterizzano oggi da, da un po' di tempo e sempre di più, è che noi siamo diventati relativisti. La verità è debole, diceva Battimo, no? Ed era un'intuizione buona, no? Cioè, era un aspetto che era maturato via via. La nostra verità è debole perché ce ne sono anche tante altre. E quindi siamo condiscendenti. Una delle cose che mi colpisce moltissimo è come la, la somma autorità del mondo cattolico, il pontefice di Roma, che è sempre stato piuttosto, come dire, poco morbido nei confronti di altre culture, altre religioni, altre crede credi, o credenze o fedi. No, L'attuale Papa è estremamente aperto, meravigliosamente accondiscendente. Non, 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 certamente non rinuncia alle sue verità, questo non, non gli si può chiedere, però è, è, è molto tollerante verso il dare spazio anche ad altre verità, a lasciare che vivano anche loro in uno spirito di carità. Già, ma una volta la carità non era intesa così. Mentre da noi si sviluppa questa forte tendenza alla, alla relatività, alla condiscendenza, alla molteplicità, alla pluralità. Alla pluralità dei modi di essere, dei modi di vestire, dei modi di vivere, dei modi di fare famiglie, dei modi di fare o adottare figli. Ecco, mentre siamo di fronte a questa pluralità sempre più ampia, sempre più tollerante, sempre più aperta, e nel contempo c'è tutta una parte di mondo invece che sentendosi invasa, che sentendosi a, a torto o a ragione messa in crisi, diventa estremamente bellicosa. Sono tutti gli estremismi islamici e non soltanto islamici. Tutto questo si sta facendo chiaro, a me pare, se partiamo da quell'altra considerazione, come io vi avevo detto prima. Gu guardo le cose sotto un altro profilo e parto dal principio del fatto che siamo tutti quanti, diciamo così, etnocentrici, in una maniera o in un'altra. Ma c'è infine anche un'ultima conseguenza. Molto importante, devo dire, sulla quale molto riflettere. Perché, da un lato, vi abbiamo già fatto cenno, ma non è difficile certamente essere d'accordo su questo punto: la volontà di potenza delle nostre scienze, la volontà di potenza dei nostri saperi tecnici, delle nostre macchine, dei nostri strumenti, che nel giro di un secolo hanno fatto progressi inimmaginabili. Che hanno in 80 anni fatto quello che tutta l'umanità non ha fatto in 300.000 anni, questa volontà di potenza dei nostri saperi scientifici occidentali, perché sono soltanto occidentali, sono nati qui. Questi saperi sono nati con la metafisica di Aristotele, sono nati là, con la filosofia e con la teologia, eccetera, eccetera. Tutto quello che ho detto all'inizio, non dimentichiamolo, nel loro impadronirsi dei fenomeni della natura. Non c'è mai stata tanta capacità di padroneggiare i fenomeni della natura. E di questi giorni la notizia di una, della possibilità di mettere un elettrodo dentro il, dentro il corpo umano in modo di rendere possibile la riattivazione del, del, del cammino a chi è rimasto paralizzato dalla cintola in giù. No? È soltanto un piccolo inizio questi inserimenti. Sono delicatissimi, non sono certo la portata di tutti. Esigono una lunga rieducazione. Ma ci vorrà molto tempo. Ma prima o poi non si rimane più paralizzati per sempre perché si se ha avuto un incidente in moto, o cose di questo genere. Non si rimane più paralizzati su una sedia a rotelle per tutto il resto della vita. No, 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 no ci si alza e si cammina. È mica, mica uno scherzo. Eh? Quindi, volontà di potenza che si impadronisce dei fenomeni della natura, ma che soprattutto, perché come dice Carlo Alberto Redi, il grande biologo, questo è il secolo della biologia, il secolo scorso è stato il secolo della chimica e della fisica, questo è il secolo della biologia, si impadronisce della vita, come dire, eh, governa il sogno di produrre la vita, lo sta già facendo, di produrre l'uomo. Di fare nascere l'uomo in vitro, di fare nascere l'uomo in laboratorio, e quindi di vicariarne la nascita, ma poi di vicariarne gli organi, di modificarne totalmente il destino e di combattere con ogni mezzo la morte. Ecco, tutto questo, come dire, è il portato della civiltà occidentale, che mentre fa tutto ciò. E la cosa diviene sempre più chiara e tanto più va a merito del grande Nietzsche, grande visionario, che con un secolo di anticipo aveva capito molte cose, non voglio dire tutto, ma molte cose. Con l'effetto paradossale che, mentre c'è la battaglia della scienza, della ragione occidentale per la vita contro la morte, fa morire la natura. Tutto questo processo, questa ominizzazione, antropomorfizzazione, antropizzazione del mondo naturale, vediamo sempre più con terrore, con orrore, con uno spavento infinito, che il prezzo è la morte della natura, della physis, come dicevano i greci, dico, dico lei, la physis, che genera, più in generare, sicché, come ha detto molto bene un economista, Certamente il mercato globale produce una ricchezza di merci, di prodotti, soprattutto di capitali finanziari che non si era mai vista prima nella storia dell'umanità, pur con tutte le sue contraddizioni che conosciamo molto bene, che sono molto drammatiche, ma innegabilmente però è una produzione di ricchezza incompar incomparabile, incommensurabile. Sì, certo, però tutto il mercato del mondo, il mercato globale del mondo, diceva questo economista, sapete non è in grado di produrre, di produrre neanche una goccia d'acqua. E allora ecco, accade questa cosa straordinaria, che l'uomo etnocentrico non scompare affatto, nonostante tutto quello che noi abbiamo detto all'inizio, che abbiamo preso coscienza, che abbiamo detto come siamo etnocentrici, ma non è vero, anche le altre culture hanno diritto di esistere. Eh, anche le altre culture sono umane, non è vero che sono selvaggi e barbari, sono diversi, hanno avuto altre storie. Sì, nel mentre noi recitiamo questa, come dire, commedia molto sincera anche, eh, e molto giusta di autolimitazione delle pretese di essere l'umanità, però di fatto l'abbiamo realizzata questa pretesa, l'abbiamo concretamente realizzata. Cioè l'uomo universale, l'uomo eurocentrico, non, non scompare affatto perché diventa l'uomo universale, perché ormai in Cina, in Giappone, in India, in Brasile, dovunque sulla Terra. Gli aeroporti sono uguali, le città sono uguali, i laboratori sono uguali, gli strumenti della scienza sono uguali, gli strumenti della comunicazione che stanno creando un problema enorme a livello mondiale, sono uguali. Quindi l'uomo etnocentrico e eurocentrico, che noi abbiamo riconosciuto di essere, ritenendo così di aver fatto un grande cammino di autocritica, eccetera, in realtà non è affatto scomparso, si è realizzato, si è nascosto, è entrato nel sangue di tutti gli altri, li ha catturati tutti, perché appunto c'è due modi per catturare le altre culture. Uno è di sottometterle con la forza, ma vedete quando si sottomette un altro popolo con la forza, quest'altro popolo lo sa di essere stato sottomesso con la forza e quindi resiste, appena può si libera, appena può si ribella. Il modo più sicuro per, come dire, accaparrarselo è quello di farlo diventare come te, di dargli la tua stessa scienza, di dargli i suoi stessi strumenti, di dargli i suoi stessi vestiti, le sue stesse canzonette, le sue stesse sciocchezze e anche non sciocchezze. Quindi l'uomo eurocentrico non è affatto scomparso, è apparentemente scomparso, ma diventa universale e planetario sul filo, sul filo di una evidente omologazione. E cosa sia questa omologazione? Consentitemi ora di leggervelo con una paginetta di un altro grandissimo saggio, di un grandissimo studioso, filologo romanzo. Eric Auerbach e pensate, pensate nel 1952, eh, le persone di genio delle volte hanno queste capacità di visione molto in anticipo. 1952 era andato a insegnare in America e era stato sconvolto, lui era tedesco, poi era scappato dalla Germania perché era ebreo, era andato a Istanbul, poi da Istanbul si era si era trasferito nelle università americane e aveva visto la civiltà americana che è sempre più avanti no, di quello che poi succede in Europa e aveva capito tutto. Ha scritto in questo saggetto del 1952, per mille motivi noti a ognuno di noi, la vita dell'uomo va uniformandosi sull'intero pianeta. Partito dall'Europa il processo di sovrapposizione si diffonde sempre più e mina indistintamente le tradizioni locali. E già, andate nei paesini dell'Appennino e hanno tutti il computer, naturalmente internet, le stesse cose che tu trovi nei centri abitati più numerosi. Come ovvio e come giusto che siano. Eh? Le culture, eh, dappertutto le fondamenta interne dell'esistenza nazionale stanno disgregandosi. Su tutto il resto, comunque, si estende l'omologazione secondo il modello europeo-americano. Ragazzi, non dimenticate queste frasi, guardatevi intorno, è così. Non c'è da essere né contenti né scontenti, non è né bene né male, ma è così. Qui si parla solo americano. Qui si ha solo quel modello lì, la radio americana, la televisione americana, lo sport americano, le università americane, addirittura le università. Gli americani venivano in Europa a imparare cos'è la cultura universitaria. Adesso siamo noi che facciamo le scimmie, che scimmiottiamo. Quando, quando dobbiamo dire. Qualche cosa lo diciamo con, con il loro gergo come se questo fosse più, più, più intelligente, più interessante. Il syllabus, perché siccome loro scimmiottano la parola latina syllabus, noi scimmiottiamo la parola americana syllabus, che vuol dire il programma. Se l'umanità riuscirà a salvarsi dalle scosse provenienti da un processo di concentrazione così intenso, così impetuosamente veloce e intimamente mal preparato ci si dovrà abituare al pensiero che su una terra organizzata in modo unitario, il globalismo, potranno sopravvivere una sola cultura letteraria e in un periodo relativamente breve solo poche lingue letterarie o anzi forse una sola. E con ciò l'idea di letteratura mondiale sarà al tempo stesso realizzata e distrutta. Un'altra considerazione con la quale vorrei concludere è che Riprendo da Levi Stroh, eh, da quel saggio Razza e Storia che citavamo prima, con una sua immagine molto suggestiva su quello che ci sta capitando appunto e su, su quello che stiamo, sui pericoli. Eh. Derrida diceva all'inizio la mostruosità, abbiamo visto in che senso i pericoli. Quali sono i pericoli? E ora vi leggo questo passaggio, sempre da Razza e Storia. Che, offre, che ci offre il tutto con un'immagine molto efficace, molto, come dire, figurata. Dice il nostro autore, se riesco a prendere. No, sto sbagliando. Abbiate pazienza. Eccoci qua. No, non riesco a ricostruirmi. Ah, scusate, stavo guardando nel libro sbagliato, era difficile che lo trovassi. Allora, eccoci qua. Dice Levi-Strauss, bisogna sempre tenere presente, dice, la collaborazione delle culture, che si è accentuata, appunto all'inizio erano, erano tutte distanti invece sono diventate sempre più in relazione, adesso non possono vivere se non in una relazione continua, no? se viene meno il gas dalla Siberia siamo rovinati, eccetera, eccetera. No? Collaborazione delle culture. In realtà le culture più cumulative, che sono quelle più scientifiche vuole dire, non sono mai il prodotto di una cultura isolata, non l'abbiamo fatta noi da soli la scienza, eh, questo è quello che, lui, quello che lui vuol dire. Certo, noi siamo stati i promotori, più diciamo, interessati, più potenti e più intelligenti, quello che volete, più creativi, ma non saremmo andati molto in là senza la matematica indiana degli antichi indiani, senza le, la cultura islamica, senza tutta la cultura islamica che ci ha fatto prendere in, in, in carico diciamo, tutto il mondo greco, tutto il mondo ellenistico, tutto il mondo bizantino. Eh, sono stati questi apporti di varie culture, sono stati questi scambi. Mh? questi commerci spirituali oltre che materiali. Quindi in realtà le culture più cumulative non sono mai il prodotto di una cultura isolata, di qui l'assurdità, l'assurdità, lo vorrei sottolineare 60 volte, di qui l'assurdità di ogni razzismo culturale, di ogni chiusura, di ma questa è la nostra cultura, questa è mia, non è tua, qui le cose si fanno a modo mio, non a modo degli altri, come se ci fosse un modo mio, è sempre stato prodotto anche dal modo degli altri. C'è sempre una combinazione insomma, di più giochi rispettivi. Faccio l'esempio di più giocatori, dice Lévi-Strauss, Lévi che cumulano i risultati di una serie progressiva giocando contemporaneamente a più tavoli di roulette. Allora l'immagine che lui fa è che siamo in tanti, siamo più giocatori. Ma ognuno gioca in un tavolo della roulette diversa e poi cumuliamo i risultati. Allora, io perdo di qua, ma tu vinci di là. Lui perde di lì, però quell'altro lo recupera dall'altra parte. Quindi ci teniamo in equilibrio in, questa, in questo modo di giocare su più tavoli di roulette. Fuori di metafora, l'esempio allude al cumularsi di più risultati dovuti a migrazioni, influenze di vario genere, rapporti commerciali, eccetera. Nessuna cultura isolata potrebbe diventare superiore. Le culture isolate più pure sono anzi notoriamente le più povere. Dice in un altro punto di Razza e Storia: la sventura più grande che può capitare ad una popolazione è di rimanere sola, di rimanere isolata. E quindi c'è di fatto una collaborazione universale, che ormai c'è sempre stata, poco tanto, ma sempre di più. Sebbene. Il concetto di civiltà mondiale sia solo un'astrazione di tipo morale, ciò a cui si dovrebbe tendere, o di tipo logico, la sintesi degli elementi comuni. Il punto davvero essenziale è comunque il seguente, che il vero contributo delle culture non consiste in un astratto elenco, ma nello scarto differenziale che esse presentano tra di loro, cioè nel fatto che sono tutte diverse, che ognuna di loro ha la sua modalità di affrontare il problema della vita, della morte. Della, della nascita, della crescita. Oltre che astratto, in quanto concetto lim, limita, il concetto di civiltà mondiale è del tutto inadeguato, poiché il processo complicato cui esso allude non può mai presentarsi nella forma dell'unità omogenea, ma anzi, nella forma della coesistenza di culture che presentino fra loro massima diversità, coalizione di culture su scala mondiale, ognuna delle quali preservi la propria originalità. Questa sembra essere la condizione essenziale perché vi sia progresso su scala mondiale. Dobbiamo continuare a essere molti giocatori, diversi tra loro, che giocano a differenti tavoli, producendo molteplici serie di risultati, i quali consentano la sintesi cumulativa dei medesimi. Se però invece giochiamo tutti allo stesso tavolo, ed è quello che sta succedendo, allora siamo di fronte a quei fenomeni che ci terrorizzano di fatto che noi sappiamo di dover invertire il senso di questa produzione di vita che le nostre tecniche scienze meravigliose certamente favoriscono ma dobbiamo cambiare modo di produrre la vita di produrre i beni di produrre le cose di produrre denaro di usare il denaro dobbiamo cambiare tutto questo in fretta perché ci hanno detto fra dieci anni è troppo tardi e ci rendiamo conto che questa omogeneità, questa unicità, questa omologazione americanizzata per dire tra virgolette, poi gli americani non sono peggio degli altri per carità, è il nostro pericolo, è il nostro rischio, è il nostro punto di paralisi, è il nostro guaio. Per cui se voi ripensate da dove siamo partiti, l'eurocentrismo e il logocentrismo, eh sì, è stato utile. Quella riflessione filosofica è stata utile, ma oggi c'è ben altro da pensare, c'è ben altro da dire, c'è ben altro da capire, o almeno a me sembra così. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a lei, professor Sini, per questa, come la chiamerebbe lei, lei stesso, se fosse stato uditore di se stesso, per questa epopea. Dell'etnocentrismo e dell'eurocentrismo. Devo dire che gli spunti, come si dice sempre, sono tanti, ma nel mio caso sono talmente tanti e dispersi che non saprei davvero da dove cominciare, ma comincerò comunque. La riflessione di Carlo Sini sulla scrittura è una cosa che a noi, che siamo stati suoi studenti in statale, ha sempre affascinato tantissimo. E in effetti, come, come ha ricordato all'inizio di questa lezione, la scrittura alfabetica in un certo senso è stata essa stessa il veicolo della propria potenza, pur avendo un'origine alquanto occasionale, come, come ricorda Alfred Kallir, che a sua volta è citato spessissimo dal professor Sini, ovvero. All'inizio era essa stessa una scrittura pittografica, non, non aveva quella capacità computabile che adesso ha. Però, eh, in, in questo diciamo, atto casuale, dove, come direbbe sempre il professor Sini, la lettera si emancipa dalla propria aura, L'alfabeto è diventata quella lingua capace di far sì che eh, il popolo europeo si considerasse appunto il, il potenziale padrone del mondo. E in questo modo, in, in, attraverso modalità che credo siano attive tutt'oggi, c'è anzi, è una cosa che avviene costantemente e negli ultimi anni, sempre più costantemente, questa volontà, finta volontà di abolire le differenze facendo dell'inclusione, quando l'inclusione delle differenze è un modo per, in un certo senso, non vederle nella loro differenza. Facciamo un esempio pratico, un esempio pratico che prendo sempre dal professore. E che in effetti ho avuto modo di osservare con i miei stessi occhi. Noi abbiamo reso i cellulari ehm, utilizzabili da tutte le lingue del mondo, però come? come la modalità di comunicazione attraverso smartphone diventa universale? Abolendo le vere differenze perché una persona cinese. E questo è un esempio proprio del professore per poter scrivere un sms un whatsapp deve trasformare gli ideogrammi alfabetizzandoli per poter digitare con l'alfabeto il suono dell'ideogramma che non avrebbe assolutamente niente di alfabetico quindi la lingua che non era stata che non si era emancipata dalla propria aura grafica, pittorica, che quindi non aveva dato origine alla scienza e alla tecnologia che noi abbiamo, ma avrebbe dato, ma avrebbe dato origine come ha dato origine a molte altre cose, si è dovuta a sua volta alfabetizzare per poter a, eh, andare avanti col passo, sa, cioè in Cina, in Giappone, in Corea, in tutti quei sistemi linguistici che non hanno l'alfabeto, ma anche eh, il Medio Oriente, si sono dovuti traslitterare i caratteri di quella lingua nell'alfabeto, nella lingua dominante. Quindi questo è un modo attraverso il quale la scrittura alfabetica non fa altro che rimuovere le differenze con la sua volontà di potenza e l'affermazione di questo etnocentrismo che continua imperante. Quindi la domanda che volevo porre al professore è... Eh, in questa originaria diciamo contrapposizione di Babele dove le lingue sono servite per eh, diciamo in un certo senso eh, avvicinare le lontananze in questa invece epoca delle vicinanze dove si è talmente vicini che le differenze tendono a essere abolite proprio nominandole proprio come l'invasore che dice questa è una cultura diversa intanto invado qual è la lingua della vicinanza per scherzo potremmo dire l'americano però a livello filosofico qual è la lingua della vicinanza di questo mondo così connesso virtualmente o meno è una bellissima domanda l'esempio al quale lei si rifaceva come dire rispecchia effettivamente proprio le, le ultime cose che io cercavo di dire. Oggi in Cina esiste un grande problema relativamente agli ideogrammi, tanto che l'autorità cinese ha, ha come dire, stabilito un minimo, una minima come dire, competenza nel, nella scrittura ideogrammatica, che vuol dire mandare a memoria migliaia di, di caratteri naturalmente, per poter accedere all'università. Ma nonostante queste come dire, difese, per salvare quella che è la base della loro cultura e della loro identità, perché poi la lingua è tutto, insomma, no? nella lingua accade tutto, è tutta una storia, è tutta una vicenda, ci sono i caratteri morali, eccetera, eccetera. Ecco, non tiene, la cosa ovviamente non, non riesce a... Sempre di più i giovani cinesi, i ragazzi cinesi, sono ignari di ideogrammi. Il bello è che anche da noi sono... Un po' ignari di scrittura alfabetica, no? Perché intanto la scrittura si, si sta spostando. Ecco, allora, io credo che il, il punto sul quale guardare con attenzione, anche se naturalmente sono problemi complessi, non, nessuno ne ha in mano la soluzione, il punto da guardare con attenzione è quello che si potrebbe esemplificare con l'immagine che usava Peirce del foglio mondo, quando diceva io. Su un foglio non voglio mostrare semplicemente come fa, come fa un grande logico, come fa un grande matematico. Lui ci riferiva a Peano: come si fa a fare in fretta a fare un calcolo? No, io lo voglio smontare e voglio mostrare tutti i passaggi impliciti, far vedere tutto quello che è in gioco in ogni passaggio. Perché solo così ne ho la, la, davvero la comprensione. Nel primo caso ho un esito utile, cioè in, pochi te, in poco tempo ho il risultato esatto. Se non faccio errori di calcolo ho la, ho il, la risposta. Ma non ho assolutamente la visione dell'intero. Non ho la visione dell'intero, ma come diceva Peirce, anche una sola parola implica una filosofia dell'universo. Quindi dobbiamo come dire: eh, Metterci in un cammino eh, in contrasto con la logica corrente delle cose che si fanno e la logica corrente delle cose che si fanno è il loro successo, non c'è dubbio. E abbiamo bisogno di questo successo. Eh? Non è che io sia così scemo da non capire che ci sono delle esigenze pratiche e che non c'è tempo da perdere. È tutto vero, ma nello stesso tempo questo, questa stessa logica. Uccide se stessa, ingloba se stessa, mangia se stessa, in una corsa che non si arresta mai. Bisognerebbe fare come faceva un, un comico francese, eh, che mostrava quando era alla fermata dell'autobus che c'era una grande folla che doveva prendere questo autobus, allora tutti si precipitavano. E lui la, andava lì indietro, cioè faceva, io rallento, io forse prendo quell'altro, no, forse non prendo questo. Ecco, questa, questo camminamento all'indietro, cioè questo, questa fermata e questa capacità di analisi genealogica, direbbe Nietzsche, di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo operando, quali sono i reali scopi, ecco, quelli che magari noi neanche vediamo, ma, ma mettiamo diciamo, in opera senza averne coscienza, accadono da sé. Ecco, questa grande riflessione che non può essere chiesta evidentemente allo scienziato che deve produrre immediatamente dei risultati, no? ma che forse è il compito della cultura filosofica, della cultura umanistica, come ancora si potrebbe dire, di promuovere, cioè di osservare che c'è una verità della scienza, una verità del successo, che è ovviamente importantissimo perché è un modo di stare al mondo che ci rende... Capaci di stare a questo mondo, c'è una verità della scienza e c'è però una verità della complessità dei sensi della vita, dei sensi del, del, delle verità stesse, dei sensi del cammino che facciamo, e quindi un luogo nel quale, come dire, non voglio subito stabilire un rapporto comunicativo con la ragazza cinese o col ragazzo cinese, e quindi uso lo smartphone, eccetera, eccetera voglio entrare nei suoi geroglifici, voglio capirlo attraverso i suoi geroglifici, come lui può voler capire me attraverso la mia, il mio alfabeto, eccetera, eccetera. Questa coalizione, diciamo, questa collaborazione, come la chiama Levi-Strauss, tra culture diverse del mondo, c'è. È piccola, è fragile, è poco nota, non fa, non fa notizia, non sta sui giornali, meno che meno sulla televisione, ma vi assicuro che c'è. E bisogna continuare a promuoverla, secondo me, è una delle cose che si possono fare, non sarà la salvezza del mondo, ma è un tentativo, diciamo. Quindi in un certo senso si potrebbe proporre alla scienza che poi è frutto appunto della, pre della forza prevaricatrice della scrittura alfabetica, che se tanto cerca, delle verità in qualcosa, e che se pensa che il suo metodo sia la verità, si potrebbe ricordare lei: lei è la scienza, come diceva Nietzsche, che la verità non resta più tale se le si tolgono i vestiti di dosso, e che è bene, ehm, che la verità è come una donna, come dice nella prefazione della Gaia Scienza, che la verità è una donna che ha buone ragioni per far vedere le sue ragioni. Sì. Quindi che questa volontà di verità non risulta nient'altro che una vanità. Sì, la, verità di, la volontà di verità della scienza ovviamente è la conoscenza. Nessuno, come dire, ha niente da dire o ha niente da obiettare sul fatto che conoscere è per noi, vuol dire acquisire delle nuove possibilità di, di azione, delle nuove possibilità di stare al mondo, diciamo così, ma il punto è che le nuove verità che sono le capacità che noi abbiamo di, di fare quello che facciamo, per esempio la, quello che stiamo facendo adesso, no? che era inimmaginabile quando io avevo molti meno anni, che ci si metteva così, io vedevo lei, lei vedeva me, gli altri ci vedevano, non era neanche pensabile. Ora, questa è una cosa assolutamente positiva che si possa fare. Ma c'è una cosa fondamentale da aggiungere, che non è competenza della scienza, non può essere competenza della scienza, ed è perché farlo. Questa è un'altra faccenda. Perché farlo? Cioè, qual è lo scopo, qual è, diciamo così, la politica di questa azione? E allora non è tanto la scienza o lo scienziato che sono messi in questione nel loro lavoro, fanno il loro lavoro, ma sono anche uomini politici, come tutti noi. E quindi. Non è con la scienza che risponderanno al perché. Non è la scienza o non è la semplice scienza economica che dice è conveniente che una stazione televisiva sia aperta 24 ore su 24. Per dire che cosa? Per fare che cosa? Cioè, qual è lo scopo vero per il quale? Perché debba essere, come mi ha detto il direttore di una grande televisione. Italiana, al quale dicevo: Costui ama la musica classica, gli dicevo: Perché non eseguite mai musica classica nei vostri programmi? E lui mi dice: Beh, ma la nostra è una televisione commerciale, ah, appunto. Quindi, siccome è commerciale, voi parlate solo agli ignoranti, ho capito. insomma Cioè, c'è una. Un, una discrasia c'è cioè una differenza fondamentale tra quel che si può fare e il perché farlo come farlo e quanto farlo in che maniera farlo eccetera eccetera queste sono scelte fortemente profondamente etico politiche e le scelte etico politiche non hanno equazioni hanno una comprensione genealogica fenomenologica cioè un'analisi paziente della realtà e un ascolto alle parole degli altri, alle esperienze degli altri, alle esigenze degli altri, compreso il non cadere nel trucco di fargli avere delle esigenze perché servono a me, fargli credere di volere delle cose perché così gliele vendo, perché va tutto così in questo mondo ed è molto triste. La ringrazio ancora professore. Grazie a lei. E volevo chiudere con un parallelismo che mi è venuto in mente. In riferimento alla poesia giapponese dove dietro al Buddha fioriva il ciliegio. Mi veniva in mente quando a lezione lei diceva di notare quando dietro al Duomo fiorivano le magnolie, perché ovviamente durava solo pochi giorni. Sì, fioriscono ancora. Eh. <ride> Grazie, buona serata. Grazie a tutti e ci vediamo ai prossimi appuntamenti con Filosofardi. Arrivederci.